Siamo fuori dal teatro sociale, sotto la sede della Sala Bianca, dove, del teatro appunto, dove domani sera c'è una serata importante organizzata dal Lions Club Como Host, Fabio Mischi, il presidente. Fabio, intanto buongiorno. Allora, i posti, lo diciamo, sono già tutti esauriti, però domani c'è una serata importante perché con il sindaco si discuterà di che cosa? Si discuterà in intermeeting con gli altri club di Como, che sono per completezza il Como Lariano e il Como Plinio il Giovane. Si discuterà della Como di domani, quindi una serata aperta al sindaco e ai rappresentanti dell'amministrazione, in cui ci aspettiamo di avere qualche indicazione sulle sfide che il futuro presenta per questa città. In particolare, che cosa chiederete al sindaco? Qual è la sfida secondo te, Fabio, più affascinante e più interessante? Le sfide sono talmente Ah, sono. tante che e tutte interessanti e tutte che meritano attenzione. E credo che ci siano tante belle cose che possano essere fatte nello spirito lionistico di servire la comunità, il territorio e cercare di dare un contributo da parte delle nostre materie grigie dei club uniti, come indicazione per risolvere queste sfide. Comunque stimolare il sindaco, l'amministrazione perché si riesca appunto a fare qualche cosa. Meglio, il moderatore della serata è Mario Gorla. Domani, ciao Mario, ben Ciao. ritrovato, figura storica anche dell'amministrazione cittadina. Ecco, visto che sei stato in comune tanti anni con l'allora sindaco Botta e poi anche con l'Andriscina di recente, qual è secondo te la sfida più importante che puoi sottoporre al sindaco attuale? Cioè, io vorrei capire qual è l'obiettivo di questa città. È una città che è rimasta ferma, una città che non ha espresso il potenziale che ha. Ho l'impressione, per una vicenda che ti capita anche a te se vai, io andavo nell'anno in cui hanno vinto i campionati del mondo di calcio e io dicevo che ero italiano, mi dicevo Paolo Ma Rossi. quale anno? Ah, l'82. Paolo Rossi. Quindi l'82. Adesso se vai in giro e dice che sei di Como, dico George Clooney. Detto questo, Como penso che abbia delle mire ben superiori, insomma. Avverto il pericolo di un fossilizzarsi su un'attività molto, direi, unica che sarebbe il turismo, perché la città ha bisogno di una distribuzione della sua imprenditorialità, che oltretutto è anche storica. Perché il turismo una volta è di moda e una volta non è più di moda. Detto questo, il sindaco domani avrà un confronto con un pezzo di città, un pezzo di città che ama la sua città. Noi Perfetto. amiamo Como, vogliamo confrontarsi col sindaco perché amiamo Como. E poi perché Aggiungi Fabio. da ogni problema, che può essere letto anche come sfida, nasce un'opportunità e un'opportunità può essere molto bella per la città. Bene, complimenti, grazie per la presentazione. Allora, domani sera sentiremo che cosa dice anche il sindaco rapinese. Grazie Mario, grazie Fabio, Grazie a te, grazie. Marco.